Allora ragazzi, io non resisto perché dopo la piazza, cioè ceglie celebra se stessa ed è stato imbandito questo bellissimo ed elegante buffet per gli illustri ospiti nel cuore del centro storico e c'è veramente di tutto perché praticamente è un omaggio alla gastronomia cegliese, vedete i panzerotti. Eh no, troppo bello, che eleganza e che bellezza. Vediamo, dai, facciamoci un giro, vi faccio vedere proprio l'eleganza che c'è per servire gli ospiti e per deliziarli giustamente anche con il palato. Guardate questo ungalino, questo sembra un dipinto, non sembra... Chi ha preparato questo buffet? L'azienda come si chiama? Dai, diciamolo. Da Franco. Da Franco, ma come siete bravi. Ma sei tu? Sì. Ma sei bravissimo, sei di Ceglie? Benvenuti. Sì, grazie. Guarda che io pubblico, È solo un piacere. Cosa ci fa? Cioè, cosa hai preparato per noi? Perché io magari da profana non ci ho capito cooking, niente. Uno di panzerotti tipici e uno di mozzarella. Ecco, vedi, gli ospiti assistono alla preparazione dei panzerotti, che poi noi, insomma, li chiamiamo, nell'eccese li chiamiamo calzoni, ma c'è una differenza tra panzerotti e calzoni? Nella dimensione. Ah, nella dimensione, quindi mi sembra che i panzerotti siano più piccoli. Sì, esattamente. No? È un po'... Esatto. E poi praticamente i calzoni non hanno... Ci sono due tipi di preparazione, uno è fritto e uno è al forno. La nostra in particolare è fritta. Questo è lo show cooking dei panzerotti. E poi abbiamo proprio lo show cooking delle mozzarelle, che praticamente il maestro Casaro fa, grazie. Si dice così, giusto? Fa, sì, esattamente. Fa proprio all'istante per gli ospiti, con le sue dolci manine che mi stanno per fare svenire. Vabbè, io resisto però, perché voglio raccontare ancora. E poi cosa c'è? Il buffet comprende le tipiche sgagliozze di polenta. Sgagliozze con, di polenta? Sì, con la spuma di stracciatella, che è un misto fra mozzarella e panna. E capocollo e fichi. Capocollo e fichi, mamma, e questo? Questi sono dei fiori di zucchero ripieni di ricotta aromatizzata al basilico in crosta di mandorle. Andando avanti poi abbiamo una crudaiola bella fresca, dato che fa caldissimo. La crudaiola bella fresca, proprio estiva, tipica pietanza estiva. Fantastico, va bene, dai. Ho preso il mio formaggio. Ed è bellissimo tutto quello che avete preparato. Come ti chiami? Gianvito Franco. Gianvito Franco, grazie. Piacere. Grazie Ciao, di cuore. Divertitevi. Grazie.